Carissimi, in questa domenica della Santissima Trinità ascolteremo il Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. Chi è la Trinità? Spesso il mistero della Trinità è, dal nostro punto di vista, ridotto a mera dottrina. Noi crediamo a volte che il mistero di Dio si riduca a questo. In realtà noi invece comprendiamo, e la Pasqua ce lo ha rivelato, soprattutto in questo tempo pasquale l'abbiamo compreso più a fondo, che la Trinità è il vero volto di Dio, un Dio unico nella sua sostanza, ma costituito da tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco perché Dio è amore, così come ci rivela San Giovanni nella sua prima lettera, perché Dio in sé è comunione fra queste tre persone che eternamente si amano e si donano. In questo Vangelo Gesù, prima di ascendere al Padre, si rivela proprio come colui che ha vinto il peccato e la morte con la sua risurrezione. I discepoli però dubitano ancora. Essi si prostrano, ci dice l'Evangelista Matteo, ma dubitano. È quello che accade spesso anche nella nostra vita. Noi spesso siamo prostrati, siamo inginocchiati, crediamo di pregare, crediamo di avere una relazione con Dio, e la dissonanza che c'è invece tra il culto e la vita, o tra la vita spirituale e tra la vita concreta di ogni giorno, a volte ci scuote la coscienza, perché come i discepoli che si prostrano dinanzi al Signore risorto e tuttavia dubitano, ecco, ci fa riflettere proprio sul senso della nostra vita cristiana. Come viviamo la nostra vita cristiana? Soltanto a parole? Soltanto con gesti vuoti di significato? O crediamo veramente che il Signore è davvero risorto? Ma Gesù non li rimprovera per il loro dubbio. Gesù si avvicina, anzi. Egli è l'Emmanuele, è il Dio con noi. È colui che sarà con noi fino alla fine del mondo, così come finisce proprio il Vangelo di Matteo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, è il Dio vicino. Gesù è proprio il Dio vicino, colui che ci ama, colui che non ha timore di accostarsi a noi, di guarire le nostre ferite, e ci manda ad annunciare a tutto il mondo che Egli è risorto, che la vita ha vinto la morte, che l'amore è più forte dell'odio. Questa allora sia la nostra certezza, che l'amore vince e che il Signore è sempre con noi.